Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ai tempi di Prodi ed era una maggioranza parecchio rischiosa. Purtroppo che si è verificata più volte poi in Italia, anche con altri presidenti del Consiglio. È la famosa coperta corta che tira da un lato, tira dall'altro, alla fine si scopre al centro e chi rimane nudo è proprio lo stesso Prodi. Eh sì, e quindi qui è le maggioranze che non vanno d'accordo. Adesso la vedi molto la maggioranza di centrodestra, come la vedi? Ora molto probabilmente la coperta è tutta da una parte, però anche da quindi quella parte... Quindi ora la Meloni ha una coperta... Una coperta che naturalmente è più tutta da una parte che solo un che centrodestra dall'altra. Che sembra unito, però non so... Anche lì credo che sia tirata da una parte e dall'altra, non so se reggerà o se si romperà al centro. Questa invece, questa è una cosa storica perché il libro, anche criticato da analisti, il libro La Casta, un grandissimo successo di Gian Antonio Stella, Giorizzo, e questa era... Sì, può essere un po' interpretata per qualunquismo, ma in realtà... Non è così, è una critica generalizzata a tutta la classe politica, perché è una classe politica che ha grandi privilegi, come veniva messo in luce nel libro ovviamente di Stella, e che viaggia in un comodissimo, una comodissima imbarcazione, ma purtroppo quando le imbarcazioni di questa potenza navigano sul mare alzano molta acqua che va addosso a quelli che hanno un motoscafo più piccolo. E qui ci sono un po' tutti, però tutti, questa da è della destra e sinistra di allora, insomma. Di allora, sì, perché c'è Fassino, c'è la Bindi, c'è Walter Veltroni, c'è D'Alema, c'è Livia Turco, Prodi. E tutti. Sì, e da quest'altra parte c'è anche la Lega, perché c'è... Calderoli, c'è Maroni che c'è non c'è Maroni, più. C'è il economista, c'è Casini... Fini, Berlusconi. E certo, rispetto a questa foto di gruppo sono cambiati tanti personaggi, sì, c'è stata l'irruzione del Movimento 5 Stelle. Ma ora però c'è una grande differenza fra questi di questa vignetta, nel senso che oggi i partiti in realtà hanno meno personaggi, si identificano troppo sul capo partito e basta. Tant'è vero, nelle vignette prima ci si divertiva a fare la realtà di un partito con personaggi di rilievo anche se non era il segretario o l'attuale presidente del Consiglio. Invece oggi spariscono tutti. La Lega viene presa in considerazione solo per Salvini. Fratelli d'Italia ora forse cambierà, ma insomma per inizialmente ora solo la Meloni. E quindi i personaggi che vengono fatti nella vignetta si riducono a quelli. Non vorrei che succedesse come... Purtroppo succedeva in certe compagnie teatrali che ogni buon attore faceva compagnia per conto suo e quindi si vedeva un attore importante con tutti i cani che teatravano intorno. Io questo vorrei...